Picchiggia. Ho cominciato a 40 anni a fotografare e capì solo allora che ero innamorata della macchina fotografica. Perché capì che era quello che potevo esprimere meglio e che non riuscivo a esprimere scrivendo. Ho iniziato una storia d'amore a Palermo, la mia meravigliosa Palermo. Ero felice di lavorare per L'Ora, giornale antirazzista, antifascista, antimafioso naturalmente. Ero la prima fotografa donna che lavorava per un quotidiano. Era difficile allora per una donna essere la fotoreporter di un quotidiano. Mattina, sera, notte, Natale, Capodanno. All'inizio non ci pensavo alla mafia, no. Non ci pensavo. Pensavo che avrei fotografato i bambini, le donne, le strade. E invece, subito dopo solo 3 giorni, ci fu il primo omicidio, che rimane in testa forte, forte. Sono stati anni dolorosissimi. Percepivi questa pesantezza. E poi uno dietro l'altro e dicevamo, ma non è possibile, è troppo forte quello che stava avvenendo. E non è stato facile durante le guerre di mafia fare le foto in questi posti tremendi, per tanti motivi. Intanto ero una donna e siccome dovevo lavorare e portare le foto al giornale, io ottenevo di poter passare, dovevo passare. Come? Gridando. Così le mie grida risultavano imbarazzanti e mi facevano passare. Così potevo fare il mio lavoro. Poi incontrai Boris Giuliano, allora capo della squadra mobile, morto ammazzato. Uomo meraviglioso che disse ai suoi uomini, questa donna deve passare. E fu così da allora che io passai. E fotografai sangue, tanto sangue, per decenni. Ad un certo punto non volli fotografare né la strage di Capaci né di quella di Via D'Amelio. Eravamo arrivati ad un punto di dolore così forte nella città. Erano stati uccisi talmente tanti uomini per 2 decenni. Hanno ammazzato le persone migliori. Potrei fare un elenco di gentiluomini, di poliziotti, di magistrati. Quel giorno ero dalla mia mamma, quando in televisione interruppero le trasmissioni per dare la notizia di una terribile esplosione sull'autostrada di Capaci. E allora io non voglio più andare. Erano miei amici, ho delle foto con loro. Le guardo e ne ho una dove tocco la mano di Giovanni teneramente e mi dà tanta forza quando la guardo e penso che ho stretto la mano di un grande uomo. E non c'è più adesso. E poi Paolo, amato ancora di più in quel mese e mezzo che lo separava dalla morte del suo amico. Unico, perché andava in giro e diceva di costruire un futuro migliore con quell'aria triste. Tutto questo è stato importantissimo per me e per tutti noi. Poi ho fotografato altri visi. Altro, ma non più questo. Ma ho imparato che la paura non deve condizionarci. La paura è un lusso e io non posso avere paura. Noi non dobbiamo avere paura. Io mi sento libera perché sono libera dentro.